Una giornata un pochino più snella con un numero di relatori diversi per lasciare un po' di spazio alla discussione, con un ruolo dei moderatori che sarà molto importante. Ringrazio sia i relatori, in particolare il professor Scarpignato, a cui abbiamo attribuito due relazioni, e quindi di questo sicuramente pagheremo conseguenze pesanti, e soprattutto i moderatori che in realtà avranno il compito, ed è questa un po' la novità, di introdurre con quello che ho definito un editoriale, perché mi piaceva un po' l'idea di che ci fosse qualcuno che di fronte a un argomento che è un argomento anche di mass mediatico. Il reflusso è diventato un argomento mass mediatico, l'Helicobacter pylori sicuramente lo è sempre stato, fa una messa a punto possibilmente concisa per introdurre i nostri relatori. Questa possibilità viene, diciamo, da parte dei moderatori iniziata e conclusa con la proiezione delle domande, che saranno poi quelle che faranno parte della vostra scheda di valutazione, ma non è assolutamente importante questo, che potrete vedere in questo opuscolo che abbiamo preparato per voi, che sarebbe il caso che voi leggeste un pochino prima, perché sono domande cliniche che sono state preparate appunto dai moderatori oltre che dal sottoscritto, e che sono in parte svincolate dalle relazioni. Cioè non c'è più l'idea che fammi vedere quello, qui la domanda è questa, allora la risposta è questa. Rilassatevi, cercate di rispondere quando vi sarà richiesto ai test prima delle relazioni, risponderete successivamente al termine delle due sessioni, prima del coffee break e prima del termine. Ci sarà una discussione plenaria in cui si proietteranno le risposte pre e post, e possibilmente si comincerà a ragionare di questi argomenti. Quindi, come vedete, abbiamo provato a fare questo per darvi poi la possibilità, attraverso questo piccolo opuscolo, anche di prendere degli appunti, con la possibilità di andare a casa con, diciamo, un opuscolo che riporti il senso di questa giornata. Se tutto questo sarà possibile, e insomma, avremo fatto bene il nostro lavoro, altrimenti dovremo lavorare ancora. Termino, oltre che con il ringraziamento a voi e a tutti i partecipanti, ricordando che oggi è stata associata questa iniziativa all'elezione della segreteria dell'AICO regionale, per cui all'inizio della seconda sessione ci sarà il presidente uscente, il dottor Brighi, che farà delle comunicazioni inerenti all'associazione. Quindi io direi di cominciare, passo la parola a Enrico Corazziati, che ringrazio, buon lavoro.